Situazione di pericolo stamattina nel cortile di un'attività produttiva nella zona industriale di Bassano, dove sono in corso le operazioni di bonifica dell'area esterna dopo la caduta di un cavo di media tensione che ha fatto scattare l'allarme. A raccoglierlo alle 9:30 i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti insieme ai tecnici della rete pubblica dopo che la conduzione elettrica su filo si è staccata, finendo su due auto in sosta e su una porzione di terreno dove risultano interrate due bombole di gas propano liquido. Fortunatamente nessuna persona tra i dipendenti dell'azienda di via Pontile si trovava all'esterno al momento dell'evento accidentale, evitando così il rischio di rimanere folgorati. L'area di intervento è stata delimitata dai pompieri, primi ad arrivare, tenendo a debita distanza di sicurezza le persone presenti in attesa degli operatori Enel. Gli stessi risultano ancora al lavoro sul finire della mattinata per le fasi di isolamento del tratto di rete elettrica, in particolare per prevenire contatti con le bombole GPL e poi per la risoluzione del problema. Le auto parcheggiate di fronte al capannone non hanno subito particolari danni.